Siamo in via del campo, vi faccio vedere una piccola chicca, una colonna infame di Giulio Cesare Vacheri. Questa non la sapevate, perché rimane nascosta dietro questa fontana. Colonne infame erano praticamente costruite per sputtanamento, scusate la volgarità, di persone che avevano compiuto dei reati o cose brutte, insomma. Infatti vedi, perditissimo uomo di infame memoria, riferito a Giulio Cesare dei Vacheri. Ciao! Laterale. Sta facendo dei restauri. Portali gotici, il campanile incompiuto e quello compiuto. Ora vi faccio vedere il famoso cagnolino, quello della leggenda. Eccolo lì. Dirigiamo verso il forte ottocentesco, questa era la sala militare, si comincia a vedere un po' di acciuffolato ancora, quello che ne rimane.
fucilati i partigiani. Palazzo del Tale fino al 1385, quando è venuto tutto a Genova. Questa è dal 15-16 secolo più o meno, e dietro di lei c'è il Palazzo Costa, diventato poi proprietà dei Carbone. Allora, la famiglia Costa apparteneva, da tutta la sua conformazione, non si percepisce questo edificio, ma è costruito sopra l'esistenza più antica. Era il Bron Costa, testimone del miracolo di Santa Rosalia, dal 1684 è venuto in questa parrocchiara Valletta. I Carbone acquistano questa casa del 1800, acquistano questa villa perché per avere appunto un palazzo, dato che stava facendo costruire la sua nuova villa, e insomma ci infiliamo dal primo, dai, vediamo un po' cosa c'è dentro. Andiamo a infilarci nel secondo. Allora, lo riconoscete il posto? Siamo al centenario militare del 29 gennaio, vi ricordate? E finalmente siamo tornati come vi abbiamo promesso, siamo a Savona, non vi diciamo come l'altra volta al posto. Thank you.
agosto 2019. Siamo nel Savonese, non vi diciamo il paese preciso per motivi di sicurezza. Stiamo visitando un ricovero antiaereo di un'industria che non esiste da qualche decennio. Dove siamo? Qui? Siamo nel sotterraneo 6 centesimi, prima qua c'è la San Lorenzo. Ci troviamo sulla tratta ferroviaria Genova-Canale Ligure. Siamo nel 1866, cioè l'anno 1866, l'anno in cui è stata inaugurata la nuova tratta ferroviaria costiera. L'Italia era ancora una bambina piccola perché aveva appena 5 anni, era stata appena unificata. Siamo in epoca sabauda, logicamente. Era il famoso tragitto con la costiera sul Tirreno, quando c'era il mare grosso, bagnava tutti i vagoni, ed è stata attiva fino al 1967, perché era a binario unico. Ovviamente poi c'erano i treni a vapore, ancora quelli a carbone, a carbone, a vapore, no? Perché poi dal 1977 non l'hanno più usata, perché i treni erano sempre più grossi, sono stati elettrificati, quindi il volume di traffico ferroviario era aumentato, quindi hanno spostato più verso monte la ferrovia, creando quindi un tragitto nuovo con doppio binario, quindi questa tratta è caduta in disuso, ok? Era la famosa tratta, quella delle lunghe code in Aurelia, perché c'erano tutti i passaggi a livello sulla strada, no? Come succede ancora per esempio a Loano o a Borgo Verezzi. Perché è importante questa tratta ferroviaria? Primo, perché appunto è la più antica. Secondo, perché la vedremo poi al ritorno, là dietro quelle canne c'è la vecchia stazioncina ferroviaria, no? La stazione di Casato, quella casettina piccola di Casato, che non è la stazione di Ciale Ligure, attenzione,
era una stazioncina piccola creata appositamente per le colonie bergamasche. Una volta al mese in questa stazione si fermava il treno che portava, scaricava i bambini che venivano a essere curati qui in colonia bergamasca. Non vi anticipo niente su questa cosa perché poi ve la spiegheranno dopo, altrimenti è inutile, vi tolgo già tutta la sorpresa. Vedete sono fiori di calcare praticamente. Andiamo a vedere dove c'è la neve. Questo c'è un pezzo molto bello che è scavato nella roccia viva, non rivestito dal cemento. Qua però mi ha fatto tutte e due le luci, ragazzi, perché non lo vedono.
troviamo in provincia di Savona, non vi diciamo il paese preciso, ci troviamo in un rifugio pubblico antiaereo, ok? Allora ragazzi, siamo riusciti a entrare dall'altra parte, come vi dicevo prima, quindi il video continua, direi che è molto interessante. Qua curva, la classica curva 90 gradi, per evitare le schede durante le esplosioni. Abbiamo visto la scritta là, Felice, qualcuno che si è rifugiato, che ha scritto il suo nome evidentemente, e qua vediamo la scritta originale, vietato fumare. Arsena di Savona e andiamo a vedere la bellezza di una quindicina più o meno di vecchi cannoni, roba dall'800 in giù, riutilizzati nel corso dei secoli come vitte per legarci le imbarcazioni. San Giacomo al centro città, non lo conosce quasi nessuno, ma è una delle chicche da... Allora, siamo a Bergeci, sul sito di quello che era il forte Sant'Elena, esploso il 25 ottobre del 1921. Il cratere precisamente rimane da quella parte di là. Non siamo venuti di qua, però,
per vedere il fossato che rimane alla nostra sinistra, perché questo muro è forte, che rimane del fossato più forte, e andremo laggiù in fondo a vedere la... 3 pezzi di muro sopravvissuti all'esplosione, il muro di scarpa e di controscarpa di questo fossato qua. Tutti questi pietrone che vediamo lungo il percorso sono tutti detriti dall'esplosione praticamente. Abbiamo fatto una ricerca, quindi oggi sono attrezzatissimi. Eccola qua, la nostra mascotta.